Ok, allora chi sa dirmi che cosa hanno in comune questi oggetti? Prof, posso, posso? Sì, Susan? Sono tutti oggetti di cartoleria! Sì, ma non è questa la risposta giusta. Che cosa hanno in comune questi oggetti, allora? Chi sa la risposta? Va bene, riprovaci, Susan! Sono tutti oggetti per la scuola! Ok, fuochino, ma più precisamente? Ah, sono tutte cose che possiamo costruire insieme! Bingo! Che ne dici di metterci al lavoro per realizzarli? Assolutamente! Andiamo! Ciao a tutti! Oggi realizzeremo tantissimi oggettini di carta semplici e geniali! E io sarò qui per darti un voto alla fine del compito. Da dove cominciamo? Beh, sai quanto mi piace scrivere delle note su piccoli fogli di carta. Però i biglietti si perdono troppo facilmente, quindi magari un piccolo portabiglietti ci potrà essere utile per tenere tutto quanto in ordine. Ma dobbiamo farlo di qualche forma interessante. Forse ho già qualche idea. Sembra interessante, ti darò un voto in più perché si tratta di un oggetto molto utile. E voi ragazzi potete già mettere un sacco di like a questo video. Allora, per il nostro primo lavoro usiamo del cartoncino spesso, così sarà resistente. Poi faremo tanti strati in questo modo, ragazzi. Che bello! Ottima scelta di colori, Susie. Questo ti farà sicuramente guadagnare altri punti. Sei stata bravissima! Grazie, Sammy. Ritagliamolo per dargli forma con attenzione. Facile da realizzare, ok? Di questo passo ti guadagnerai un bel 10 in pagella! Ma davvero? Ti ringrazio, Sammy. Sono lusingata, però sai... Però che cosa? Il lavoro di un insegnante non è soltanto dare voti in pagella, sai? Prima di tutto devono spiegare, guidare, dare l'esempio, eccetera, eccetera. Ho capito, ho capito. Se vuoi che ti dia una mano, basta chiedere, Susie. Grazie, ma più che altro pensavo che forse potresti fare un lavoretto di carta tutto tuo. Questo qui, per esempio, l'hai fatto tu e mi piace un sacco. Chissà, forse ti toglierò qualche punto per aver rifiutato il mio aiuto, ehi! Chiedo scusa, prof, ma qui c'è il posto perfetto dove riporre la penna. Qualche elemento decorativo e il nostro portabiglietti sembrerà proprio un iPhone. Oh beh, allora ti serve questo come decorazione per realismo! Che bravo! Ed ecco qui il nostro primo lavoretto, tutto pronto! Volete vederne altri, ragazzi? Ok, Susie, il professor Sam è qui per insegnarti un lavoretto semplice semplice. Ok, sono tutta orecchi. Ok, dunque, piega metà di questi fogli a metà verso l'esterno, chiaro? Chiarissimo. È un po' come un origami, giusto? Ricordate, abbiamo spiegato quella tecnica. Trovate il video sul nostro canale. Giusto, adesso rovescia il foglio e piegalo di nuovo nella sua metà destra, hai capito? Va bene, mi sa che ho capito. All'opera, dunque. Ecco, piego questa metà così. Ecco qui. Mi sa che ho fatto giusto. Però aspetta, Sammy, che stiamo costruendo esattamente? Un portafogli? Un vero portafogli di carta? Ah, ma in questo caso, allora, faremo bene a chiuderlo da entrambi i lati. In questo modo. Ok, perfetto. Per il prossimo passo ci servirà il nastro biadesivo. Va bene? Ci siamo! Perfetto! Ci sono due tasche, una per i foglietti e una per le banconote. Splendido! E adesso dobbiamo decorarlo e qui bisogna scatenare tutta la fantasia! Su? Susie? Che mi prenda un colpo, che stai combinando? Beh, ho scatenato la mia fantasia, vedi? Non ti piace? Sì, beh, è carino, però insomma volevo occuparmi io delle decorazioni. Oh, scusa, mi dispiace, Sammy. Dai, continua tu allora. Tieni. Questa sì che è una vera magia da unicorno. Sapete, proprio non ho resistito. Ma adesso mi dispiace un sacco aver tolto le decorazioni a Sammy. Solleviamogli il morale con questo giocattolino. Ecco, in questo palloncino, ragazzi, c'è uno slime. Disegniamo una faccetta simpatica. Così.
Ragazzi, avete già capito che sarà un tenero avocado, vero? Ah, Susie, hai fatto questo per me? È tenerissimo, però devi farlo più rosa. Ah, va bene, è che rosa sia. Fantastico, procediamo. Ragazzi, voglio prendere un po' in giro Sammy. Ehi, Sammy, scusa, che giorno è oggi? Non lo so, Sue, non ho qui con me il mio... forse ho capito che faremo. Esatto, faremo un calendario da tavolo. E un sacco di animaletti simpatici che disegneranno i mesi e i giorni della settimana. Oh, fantastico! Ragazzi, che aspettate a metterci un sacco di like per questa idea? Adesso due piccole orecchie e un fiocchettino, che ne pensi? Dico che secondo me ha bisogno di amici, altrimenti si sentirà sola. Torno subito! Intanto dobbiamo incollare queste striscioline di carta dietro il nostro animaletto. Non usate troppa colla, ok ragazzi? Tutto deve essere bello pulito. Hai finito? Guarda che cosa ho fatto io! Wow, Sammy! Hai fatto un ottimo lavoro! Adesso abbiamo tutte e tre le finestrelle del nostro calendario. Dovrà reggersi sul tavolo però, giusto? Guardate qui! Non dimenticate di assicurarvi che si regga in piedi, va bene ragazzi? Ok, facciamo una prova. Calza a pennello! Possiamo mettere tutti gli altri. Ush! Ecco fatto, carinissimo! I bigliettini poi potremo conservarli in questa tasca che ho già fatto. Semplice! Certo, geniale! Assolutamente! Ah, caro il mio piccolo slime, che ne pensi di un nuovo righello? Hm? Un righello di carta, Sium, sei seria? Ehi, ma che fai, insomma? Vedrai, sarà tutto colorato e luccicante. Ragazzi, potete usare i glitter di forma e colore che più vi piacciono. Woohoo, così! Ci serve un mix di acqua e di colorante. Useremo una siringa per versare il liquido sopra il glitter. Ah, che bello questo colore! Ragazzi e ragazze, fate attenzione a non versarvi il colore sulle dita! Sì, infatti, attenti! E ci siamo! Fantastico! Ragazzi, fatevi aiutare da un adulto per chiudere questo lato, ok? Non ci resta che incollare una striscia di carta con le tacchette sul righello e abbiamo finito! È davvero incredibile quanto sia semplice da realizzare! Vuoi fare qualcosa di più complicato? Ci sto! Ok ragazzi, per il prossimo lavoro ci serve un foglio di carta da 20x20 cm piegato così. Faremo un altro portaoggetti, anzi per la precisione un portamatite. Occupiamoci degli angoli. Un attimo, Sue, per caso è anche questo un origami? Perché io sono un maestro in quella tecnica! Non proprio, però senza dubbio puoi aiutarmi a piegare la carta. Mi servono altri due fogli piegati come questo. Ecco a te il primo, pura perfezione! Sei un vero maestro, Sammy. Hai visto, quindi? Non è proprio un origami, ma quasi. Incolliamo insieme questi due fogli. Così. Perfetto. Cosa mi tocca vedere? Nell'arte della carta giapponese non serve la colla. Infatti, ma a noi serve anche da quest'altro lato per realizzare una sorta di scatolina. Premiamo un po'. Ecco fatto. Ci siamo! Bello! Adesso possiamo incollare il terzo pezzo di carta. Perfetto! Ma non dovrebbe esserci un fondo anche? Certo che sì, Sammy, facciamolo subito! Incolliamola al suo posto, fantastico! Premiamo per rendere tutto più solido! Le decorazioni adesso non me le toglie nessuno! Potere dell'unicorno! Bellissimo lavoro, Sammy! E voilà! Bene bene ragazzi, oggi ci siamo proprio divertiti. Ma no, Susie, di già! Ci è avanzata un po' di carta, facciamo un altro lavoro, ti prego! Va bene, stavolta però mi darai una mano con tutto quanto. Ai suoi ordini, comandante. Ragazzi, adesso useremo della carta colorata molto spessa. Questo pezzetto va qui. E questo qui. Ma non dovremmo dire ai nostri amici che stiamo costruendo? Oh, forse è una sorpresa. No, Sammy, hai ragione. Faremo un altro portamatite. Anzi, un vero e proprio astuccio per i pennarelli. Ush! Fantastico, vero? Tra l'altro, questa parte dell'astuccio dovrà reggersi in piedi tipo così. Quindi,
dobbiamo incollare questo pezzettino proprio qui. Ottimo! Ragazzi, l'altra metà dell'astuccio la faremo un po' diversa. Ragazzi, certo che è veloce! Aggiungiamo le decorazioni alla parte interna dell'astuccio. Favoloso! Piace tanto anche a voi, vero? Wow, Sammy, è questo? Quando hai avuto il tempo di farlo? Sono più veloce di Flash io! Bravissimo! Qui una piccola cinghia per chiudere l'astuccio. Perfetto! Allora, andiamo a riguardare tutti i lavoretti che abbiamo fatto oggi, ragazzi! Vi sia piaciuto il video di oggi, amici! Ci vediamo presto col prossimo! Ciao!